Come prima cosa spero di finire la partita in 11. Poi dopo, una volta in 11, poi ci si gioca. L'abbiamo dimostrato anche l'ultima partita a San Siro contro Milan, dove abbiamo pareggiato che possiamo giocarcela. Perciò andiamo là e cerchiamo di ripetere la partita di ultima volta, con coraggio in avanti e fare le... Sapendo che loro ci metteranno in difficoltà, ma essere anche noi consapevoli se giochiamo come sappiamo che li possiamo e li metteremo in difficoltà. Cioè ogni partita è storia per sé, perciò io sono convinto che faremo una grande prestazione, poi non lo so se questo ci basterà per vincerla o no, però noi non andiamo mai a giocare le partite per perderle o per pareggiarle. Squadra più o meno è rimasta la stessa parte che hanno preso questo del Ketelaere, come si chiama così, che fa, poi non so se domani giocherà, però altri sono tutti penso lo stesso. C'ho sempre una squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato, sicuramente è parte da favorita a rispetto degli altri, anche se io penso che ci sono una o due squadre che sono più forti del Milan, però Milan ha avuto più continuità e questo nella vita, nel calcio, comunque ti porta a fare risultati, perché se c'hai alti e bassi è difficile che puoi arrivare in fondo e vincere qualcosa. Milan è stata la squadra più continua di tutto e ha vinto meritatamente il campionato e se ritrova questa continuità anche quest'anno, sicuramente è una delle favorite, anche se ripeto, ci sono almeno due squadre che sono più forti del Milan. Poi non significa che vinceranno.